questa fase di lockdown, di chiusura forzata tra le quattro pareti di casa, è avvenuta in un periodo davvero poco adatto. Era il periodo più bello della mia vita. Stavo proprio iniziando a preparare uno spettacolo. Avevo delle produzioni in ballo. Ma purtroppo è arrivato il coronavirus. Ci voleva proprio un virus demoniaco che minacciava il mondo. Oggi andare a fare la spesa è davvero un'impresa. La rima non l'ho cercata. All'inizio l'ho vissuta come un momento di libertà dalla reclusione. Ansia. Beh, è semplicemente un incubo. Perché non è un bel vivere, insomma, esci, Guanti, mascherina. guardi torvo, le persone. Che cercano di scoprire se hai il coronavirus leggendotelo in fronte. Le prime volte che sono andato a fare la spesa, la coda era veramente lunga. Vado, faccio una spesona il più completa possibile e cerco di non tornarci più. Finita questa quarantena, io spero che tutte le persone saranno più comprensive. Più barbuti e più capelloni. No. Per un po' staremo attenti alla natura, all'ambiente, cercheremo di rispettare tutta una serie di cose, ma poi torneremo i disgraziati che siamo sempre stati. Ho tanta paura che saremo esattamente gli stessi. Ecco, io alle istituzioni vorrei chiedere. Esiste un piano di rientro per quelle che sono tutte le realtà artistiche e i lavoratori dello spettacolo che in questo momento sono la categoria più in emergenza in assoluto? È una crisi economica che colpisce tutti, però non sappiamo che cosa sono le direttive specifiche del mondo dello spettacolo. I teatri, le scuole di teatro, le piccole associazioni. Certo, la nostra categoria è messa veramente a dura prova. Io spero che questa sia l'occasione perché chi gestisce questo mondo in qualche modo abbia delle intuizioni per cambiare un pochino la vita di questi bistrattati attori. Se avessi davanti un politico che si potesse occupare della nostra categoria, gli direi di iniziare a prenderla in considerazione perché finora non l'hanno fatto. La prima cosa che farò in assoluto quando ci si potrà muovere sarà Andare a fare una bella passeggiata all'aria aperta. Togliere questa barba da chipmunk. Sicuramente andrò a trovare la mia famiglia. Andare a prendere il mio cane, perché Chuck, il mio cane, mio, è rimasto a casa di mia madre. Ecco, vorrei proprio salire su un piano alto e vedere tutta la mia città di botto in un unico sguardo e per riconquistarmela tutta, per riaverla nel cuore all'istante. Ormai stare a casa is the new uscire. Il lavoro dell'attore dopo questo periodo sarà un po' difficoltoso. Io non credo che il lavoro dell'attore cambierà tantissimo, perché di per sé già il lavoro dell'attore è un lavoro che dà emozioni e prende emozioni a sua volta dagli spettatori. Sarà interessante scoprire che cosa il pubblico desidera da un attore. Oltre ad avere mascherina, guanti, tutto quello che serve, distanze, ma anche il modo di registrare, forse non ci sarà più così tanta gente sul set come ce n'era prima. È un macello, è un macello. Qua bisogna conoscere molto meglio questo virus, bisogna capire molto meglio come bisognerà comportarsi. Altrimenti, non sapendo le cose, il mio consiglio è ci si comporta nel modo migliore possibile in ogni situazione.